momento storico per il mio canale, i maiali royale a livello 15. Una partita così non la trovate da nessuno su YouTube, ma non in Italia, nel mondo. I maiali, guardate i maiali, tutti contro la torre, maiali a livello 14, maiali a livello 15, incredibile! Sì! Marco Togni mantiene sempre le promesse, agli altri video avete messo tantissimi bei pollici in su e io oggi, come promesso, vi porto i maiali royale a livello 15. Prima di iniziare mi raccomando subito un bellissimo pollice in su e sfogatevi nei commenti, scrivete tutto quello che volete che, come sapete, io leggo sempre tutti i commenti. Iniziamo subito con una bella shoppata proprio grazie ai vostri pollici in su che posso andare a shoppare per portarvi questi maiali a livello 15. Vedete, nel video precedente abbiamo shoppato, ho shoppato quei bauletti che costavano di meno, perché comunque ci hanno fatto arrivare i campioni. Appena io ho trovato tre campioni ho detto ma allora non shoppo più, ma oggi proprio grazie ai vostri like vado a shoppare anche questi altri bauli che ci daranno l'oro per portare i maiali a livello 15. Quindi subito direttamente questo baule di Jolly Royale, veramente subito col Touch ID, vai grandissimo, guardatelo, adesso vediamo che campione sta arrivando, vediamo il campione che sta arrivando, vediamolo, intanto tantissimo oro, tantissimi bei giollini, grazie. Sì, il re degli scheletri, li possiamo già portare a livello superiore, sì. E andiamo subito a prenderci anche questi altri 170.000 di oro con due bauli con i campioni. Siete pronti con me? Veramente due bauli pieni di campioni e di jolly. Jolly. Leggendaria col jolly leggendario, attenzione. Degli arcieri, 2 su 2 ne abbiamo. Sì. Altro baule, direttamente oro, jolly, leggendario, campione, vai, ti prego. Sì. La regina degli arcieri ancora! Sì! 413.000 di oro, andiamo subito nel nostro mazzo maialoso e guardateli qua, guardateli, i maiali royale, però ci mancano le carte, ma io mi gioco il libro delle carte, perché l'avevo shoppato grazie ai vostri like tanti giorni fa, grazie a voi, andiamo subito a giocarci questo libro delle carte, lo so che ne avevo già tanti maiali, ma non sto più nella skin, guardateli! Migliorabili, miglioriamo subito i maiali royale, li portiamo a livello 14 e poi con lo specchio li arriveremo a livello 15. Siete pronti con me? Un momento storico per il mio canale, i maiali royale a livello 15. Sono un po' agitato, vado con la conferma, li portiamo a livello 14, guardateli i maiali a livello 14 intanto, sì! Subito con lo specchio, giochiamoci questi jolly, andiamo subito a portare lo specchio a livello, dai con lo specchio, arriviamo subito altri 100.000 di oro per portare lo specchio a livello 14 e adesso andiamo a giocarci in partita con il mazzo maialoso i maiali a livello 15. Ma entriamo subito in partita a vedere quello che succederà. Il mio scopo in questa partita non è tanto quello di vincere, ma è soprattutto riuscire, avete capito bene, a mettere questi maialini a livello 15 che tra l'altro abbiamo goldato nello scorso video. Parte lui subito con lo stregone dal fondo, rispondo anch'io con lo stregone da una posizione leggermente differente. Mi preparo anche l'eventuale pecca, ma non riusciamo a mettere un pecca in campo, ma è meglio forse bloccare questa mongolfiers così. Ah, guardate, lui da una bella scioccata al nostro avversario. Però non fa la hit questo signorino Nus. E quindi partiamo subito con questi bei maialetti che vengono fermati dalla Valchiria, ma non è un grande problema. Noi ci prepariamo subito con questo col pecca. No, non me lo preparo il pecca, perché se lui dovesse avere qualcosa dall'altro lato, non so, ma metti che c'è i barbari scelti, qualcosa mi parte sull'altro lato con un principe, qualcosa. Gli ho lanciato il pecca, è veramente un cassino Manuel, invece così vado più tranquillo, però adesso io comunque il pecca glielo gioco a Jungle Dan, anche perché abbiamo lo specchio adesso che mi viene in mente, e quindi lo specchio col pecca, con l'altro pecca, non sarebbe un grande problema se lui ci lanciasse qualcosa dall'altro lato del campo. Comunque ne andiamo subito con questo stregoncello dal retro.
a proteggere, così, a proteggere. Ci prepariamo anche la strega madre, perché se lui per caso avesse degli scheletrini per provare a bloccarci, eccoli lì, guardate. Ma io gli avevo letto veramente nella testa questo qua, però è stato molto più interessante di noi questa bella giocata, una bella giocata, non c'è niente da dire, una bella giocata, ma non forse a sufficienza, invece sì, perché questo qua riuscirà a farci anche la bella hit. Una bella hit. Io non me la gioco la congelamento, perché secondo me ne fa solo una hit, e non è un problema. Attenzione, perché lui c'ha la Valchiria. Quindi attenzione, veramente abbiamo la paura della Valchiria. Una bella giocata. Se lui adesso, il boscaiolo, ecco, ci è riuscito. Quindi adesso alla grandissima. Partiamo con questi maialetti. Purtroppo non abbiamo lo specchio da lanciargli subito, altrimenti li avevamo potuti lanciare a livello 15. Quindi attendiamo ancora un pochino, ma intanto i maiali a livello 14, veramente la torre se la mangiano. They hit the tower. Ma questa qua è una bella giocata la sua. E c'ha anche pure Ugambio. Questa qua è veramente una bella... No, vabbè, mi sono giocato la congelamento a random. Non andava bene. Non sono ancora un pro a livello di STR Mario, chiaramente. Qualche errorino lo facciamo. Sto montando il video. Mentre giocavo non me ne ero accorto, ma guardate la sua torre a destra. Lui ce la prende, la torre, pazienza. Ma guardate la sua torre a destra, come gliela prendono i maiali. È incredibile, non me ne ero neanche accorto, guardate. Perché facendo queste telecronache mondialis causa, si fa anche abbastanza fatica a essere concentrati. Io chiedo veramente venia se in qualche caso, qualche raro caso, mi gioco questa clonazione sullo stregoncello, perché altrimenti ci fa la hit e ci porta a casa. Ce la porta a casa lo stesso. Sto male di Akam. Grande il maialino! L'avete visto? Ce l'andiamo a picchiare. Pure con lo specchio. Ma è a livello 14, a livello 15. Ma non ci interessa. Che una hit, o due hit, o tre hit. Ce le facciamo lo stesso. Dai, che grandi maialini. Con i maialini. Questa è la partita da incorni. Questa partita voglio una cornice, me la voglio stampare e appendere in casa. Una partita così, chi ve la porta al mondo? Avete visto? Lui ci ha pigiato la torre, noi gli abbiamo preso di là col maialino e poi di qua di nuovo maiali a livello 14 e a livello 15. Si sono presi tutte le torri. Una partita così non la trovate da nessuno su YouTube, ma non in Italia, nel mondo! Perché poi hai voglia, arrivano altri YouTuber, si mettono lì a fare le partite, ma una partita bella così, artistica, maialosa, proprio si sente quel profumo di maialini. Quel profumo! Vai subito con un'altra bella partita maialosa, perché quella che abbiamo appena giocato veramente era un qualcosa di... Ma quanta è stata bella quella partita, una delle partite più belle mai viste, perché veramente ci siamo riusciti a prendere le torri proprio all'ultimo istante. Attendiamo un attimino che inizi il nostro avversario. E i maiali, guardate i maiali, tutti contro la torre, maiali a livello 14, maiali a livello 15, incredibile! Sì! E dai subito con un'altra bella partita super maialosa, super artistica, veramente, i maiali royal, a livello 14, a livello 15. E dai subito con un'altra bella partita super maialosa, super artistica, veramente, i maiali royal, a livello 14, a livello 15. Ma veramente spaccano. Attenzione, aspettiamo che inizi lui, il nostro avversario, perché veramente sento profumo di vittoria. Parte subito con gli pipistrellini, ma no, sto tranquillo. Ci fa un po' di chip damage, ma noi non ci facciamo impressionare, perché se ci facciamo impressionare da queste cose? Peccato che non ho la strega madre, se l'avessi avuta sarebbe stata nostra la partita. Peccati, veramente... Più peccato che per il pecca. Però adesso lui si è giocato gli scheletrini così. Ma scusa, mi ha dato veramente un notevole vantaggio. Mi preparo anche la congelamento, perché non si sa mai. Secondo me... Wow. Attenzione, perché potrei anche giocare il pecca a livello 15 adesso. C'è un pecca a livello 15. È un qualcosa di mostruoso. Però non mi gioco niente, a costo di prendere un po' di danni. Vedete che se mi giocavo il peccadile, guardate come glielo gioco il peccadile a livello 15. Ciao Nino, ciao!
però guardate come le ha fatto fuori il Pekka a livello 15 contro il principe a livello, 4, a livello 13. Una cosa mostruosa. Aspetto che metta gli scheletrini. No, la predict non ha funzionato. Avrei sperato che che insomma, speravo un po' meglio. Vediamo di fare qualcosa di buono. Qualcosa di buono. Attenzione lì con... Ah, no, no. Vabbè, meglio che me la sono giocata così. Me la sono giocata così perché ho detto speriamo. Avete capito come ho fatto? Ho fatto bene, perché se avessi giocato la strega madre con gli scheletrini così, per istinto è andata questa, veramente per istinto, perché era rischiosetta, era rischio perdita, però dobbiamo giocarci questi maialini a livello 15, perché altrimenti come si fa? Vedete però questo veramente quel vecchio maledivami, o qual pensiero, con turbognor. La mente mia. Accoglierò sventù. Mi preparo gli scheletri. Eccoli lì. Lo sapevamo tutti che ci avevi questa cosa qua. Non l'abbiamo messo in campo in maiale a livello 15. Non è un grande problema, perché comunque ci hanno portati a casa delle grandi vittorie con questi maiali a livello 14. 14 è veramente più che sufficiente. È più che sufficiente per farci veramente queste grandi, grandi vittorie. I maiali di livello 15 li abbiamo messi nella prima partita. In questa seconda partita ci siamo semplicemente goduti il profumo della vittoria maialosa. La vittoria maialosa. Vittoria, sei proprio una maialosa. Per questo video è tutto. Veramente, grazie a tutti per continuare a seguirmi. Spolliciate anche questo video. E al prossimo video, dal Giappone, per Clash Royale. Ciao ciao! Che mi salva in extremis. Congelamento, non ho più elisir. Non ho più elisir, non ho più elisir. Congelamento, non ho più elisir. Tronco che mi salva in extremis.